Ciao amiche e ciao amici, quali frasi utilizzare per riconquistare l'ex? Le parole sono delle emozioni compresse, cioè una parola è una pillola emotiva. Perché noi, per capire il significato di una parola, dobbiamo, diciamo così, fare un'introspezione e rivivere l'esperienza associata alla parola. E sarà un'esperienza soggettiva. Se io dico la parola amore, ognuno di noi, ognuna delle persone che sente, andrà a. La parola amore è uguale per tutti, diciamo, come dire, quello che dico a livello sonoro è la stessa cosa per tutti. Poi chi lo sentirà un po' meglio, chi lo sentirà un po' peggio, ma comunque la parola si chiama struttura superficiale, il suono o l'immagine scritta. Ma questa struttura superficiale va a recuperare una struttura profonda. La struttura profonda cos'è? È l'emozione collegata a quella parola, l'esperienza collegata a quella parola. Ognuno di noi, quando sente la parola amore, gli verrà in mente qualcosa, una storia d'amore vissuta, il fatto che non è riuscito a vivere una storia d'amore, il fatto che, cioè, gli verrà in mente un nome, una persona, qualcosa, un cane, un gatto, non so, qualcosa gli verrà in mente comunque. Se non gli viene in mente niente, gli verrà in mente che non ha mai vissuto una storia d'amore, che non è mai stato amato da nessuno, amata da nessuno, ma qualcosa per forza deve venire in mente a livello di sensazione, a livello di emozione. Per cui le parole sono dei veicoli, delle pillole emotive compresse. Per cui noi, se vogliamo dare delle pillole, diciamo, emotive per recuperare una relazione, beh, intanto dobbiamo aver eliminato la rabbia, il rancore, il risentimento per poter interagire con il partner, perché se non riusciamo a interagire col partner è ovvio che restiamo bloccati, restiamo castrati nella situazione. Se uno, con uno non ci può, o con una non ci può interagire, come cavolo fai a sedurlo, a riconquistarlo in questo senso? Ma se riusciamo a riconquistarlo, dobbiamo, prima di interagire con lui, fare un'analisi no, introspettiva delle parole che usavamo quando la relazione funzionava, quando la relazione era all'apice. Possono essere nomignoli, possono essere parole che si usavano. Questo devi farlo tu, devi andare indietro nel tempo, perché non è che esista una parola standard per tutti, perché altrimenti, come dire, li seduci tutti con la stessa parola. Ma andando indietro nel tempo, riesci, ti metti in una posizione comoda, tranquilla, rilassata, ti fai una bella regressione e vai a vedere, andando indietro nel tempo, quando riesci a, diciamo, quando la relazione funzionava, quando proprio era al massimo, quando eravate proprio innamorati, che tipo di parola usavi? Allora, te le scrivi, cerchi poi di rifare delle frasi dove inserisci dentro queste parole, le infili dentro, si chiama tecnica di disseminazione. Le inserisci dentro e costruisci nuove frasi inserendo queste parole, anche più di una. E poi quando ricontatti il partner, come un mantra, diciamo, reciti delle frasi dove ficchi sempre dentro queste parole. Si creerà un ancoraggio per cui tenderà a rivedere, ad accedere inconsapevolmente, inconsciamente alle emozioni vissute all'epoca, quando le cose andavano bene. E siccome gli stai dicendo tu, perché ti sta guardando, ti sta osservando, a livello inconsapevole queste emozioni, diciamo, è come se le facessi vivere tu di nuovo. Per cui emotivamente, ti vedrà diverso, non ti vedrà più come quello o quella che ti aveva lasciato, ma ti vedrà co come quando la relazione funzionava bene. E quindi questo è molto facile da usare, bisogna, come dire, fare un po' di lavoro su se stessi per ricordarsi, però è molto molto efficace. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!